Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo oggi su Songs of Steel Hispania Demo, consigliatemi da un grande Mauro che ringrazio profondamente. Oggi siamo qui per provare questa demo, di cui non so niente. Mi è stato riferito da un grande Mauro che è un gioco, una demo che può veramente dare soddisfazione e pertanto mi fido. Quindi non perdiamo tempo. Campagna romana. È il 153 avanti Cristo. Dopo anni di espansione lungo il mare Mediterraneo, Roma ha messo i suoi occhi su una penisola iberica. Dopo essersi stabilita lungo la costa, la Repubblica adesso vuole queste lande celtiche. The Great Plateau? Non so come tradurlo, ma vabbè, avete capito, pure queste terre di questi Celti. Uno dei due consoli, Nobilior, è stato mandato in queste terre con queste legioni per pacificare le tribù. Hanno incontrato una forte resistenza da questo nemico che è testardo e che vuole mantenere la sua indipendenza. I Romani hanno un solid core a preparare con i soldati legionari, con le più forti arte stats in game, ma peccano in velocità. Cercano nel mantenere una forte posizione sul campo di battaglia, ma non sono molto versatili o flessibili. La loro rigidità può essere ridotta utilizzando la formazione larga degli ausiliari. Comunque sia, queste truppe sono più deboli e suscettibili a una ritirata. Unità speciale: quando il conflitto, insomma, esplode, i romani possono avere accesso a truppe uniche, tipi di truppe uniche, includendo macchine d'assedio, guardie pretoriane e tanto altro. Certo, quindi. Vabbè, andiamo. Io, beh, lasciamo così com'è. Capitolo 1. In battaglia dovrebbe significare 150 avanti Cristo. The Roman Republic thrives in her conquest of the Mediterranean. By subduing her enemies through diplomacy or war, it has become the most powerful civilization in the known world. In the Iberian Peninsula, the city of Segeda, an old Carthaginian ally, starts rebuilding its walls. And Rome shall use this as justification for war. Nobilior, the Roman consul, marches his legions towards the Iberian Celts' heartland to raise Segeda and cull the barbarian insurrection. But the Segedan leader, Carus, has already ordered his people to evacuate the city and has rallied all the Celtic tribes under his banner, lying in ambush as they wait for the Romans to cross Becourt Pass. Ok, praticamente i romani hanno dichiarato guerra se... Consul Nobilior, Scusa. welcome to Hispania. Ammazza. Praticamente, vediamo se mi fa parlare. Segeda, un vecchio alleato di Cartagine, che sono questi Celti, hanno iniziato a incostruire le nuove mura. I romani hanno visto questo come una giustificazione per dichiarare guerra, e quindi questo console, Nobilior, assieme alle sue legioni ad attaccare Segeda. Ma il leader di Segeda, Carus, ha fatto leggere qua la gente, la popolazione, ha riunito tutti i soldati di clan sotto la sua bandiera e ha iniziato un'imboscata al Becourt Pass. Eccoci. No.
Ok. Ok. Mandi i messaggi ad attaccare il nemico. Ok. Ok. Dobbiamo andare sul fianco. Ok. Quindi facciamo già così un attimo. Ma tu vai qua sopra qua. Fornisci supporto. Allora, tu inizi ad attaccare. Vai. E anche tu. Ok. Nerva, allora, portiamo uno qua. Qui sono i veneti, ok, quindi i veneti dalla distanza, manda subito. Uno di scudi, quindi li facciamo un cazzo. Proviamo questi. Poco, molto poco. Tu avanzi qua un attimo e mantieni la posizione. Invece accino. Bene, bene. Mo subiamo un brutto attacco, lo so. Eh sì. Imboscata. Dobbiamo francare, non so che dobbiamo francare, e poi mi vedrai in tempo, va bene, mi vedrai in tempo. Allora, tu vai. Ma? Questi fiamborini sono fortissimi, no, ma come tutti quanti? Sì, sì, lo so, ma queste azioni le ho viste. Ma tu attacchi questo. Tu invece vai qua e inizi ad attaccare. Voi Winceps, avanzate. Avanzi qua dentro. Tu invece vai da qua e rifranchiamo. Vedi? Qui canoe. Bene. Voi invece attaccate da qua. Questi si stanno ritirando. Questi veniti, attacchiamo questi. Proviamo a scappare. Ok, perfetto. Ok. Come ambush? Ma ti ho visto! Che ambush mi fai se ti vedo? Scusami, eh! Però, mo, tutto il bene. Ambush. De che? Non si sa. Bomba. Vai tu, va. Second wave. No, tu attacchi questo? No! Oh.
I rinforzi. Dobbiamo ritirarci. Mi sono dati, andiamo un po' più veloce perché mi sta rompendo i coglioni. Ok. No. Ok, cazzo. Se non ti va, Roma Victrix, Roma Victrix. Sta danneggiando. Abbiamo ricevuto 40 supplies. Mi piace. The Celtic forces have finally been routed. But Nobilior's legions suffer heavy losses. Only the cunning and initiative displayed by a few men from the Fifth Maniple prevented the total collapse of their left flank and the annihilation of the entire army. The city of Segeda was empty upon arrival. The consul commands its total destruction and the sorting of its fields to send forth a message to all the Iberian Celts. No barbarian shall dare challenge Roman hegemony. Giusto. Ci sta. But his soldiers know the truth. They may have prevailed this time. But this hard-fought victory spells a long, drawn-out campaign. Hispania has welcomed us with a wave of blood and steel. Mars, help us all. Bene. Quindi, vediamo se devono parlare ancora o no. Ok. Quindi quello che è successo è che la battaglia di Ocinis. Alla battaglia non fa. Vieni qua. Battaglia Bigor Pass ha causato svariate perdite a manager di Nobilior. Molti ufficiali romani e membri di alto rango sono morti in battaglia. Per migliorare le truppe, il morale delle nostre truppe,
Pure invadere Termes, una piccola città celtica che si trova a sud-ovest. Abbiamo ricevuto il portabandiera livello 1, cello 70 surprise, 1 di onore, umore romano cresce, nuove abilità disponibili e tutte le unità sono state curate. Durante l'assedio di Sagreda è stata bruciata completamente e hanno cosparso il sale per dare un grande messaggio a tutti i celti, che nessuno deve sfidare l'egemonia romana. Le truppe invece sanno che sta guerra può essere il pane con tutto dare. Benvenuti in Spagna, questa è la mappa, gli eventi, la lore, il battle, ok, queste sono le nostre risorse. Ripercussioni, va bene. La nostra base, ok, andiamo all'accampamento un attimo, vediamo un po' com'è il nostro accampamentino. Town Screen, bello, bellissimo, fatto veramente bene. Il Praetorium, gestire le nostre formazioni militari, migliorare le nostre truppe ed equipaggiare con item, curarle o curare unità che sono state sconfitte in battaglia. Poi c'è il mercato per comprare nuovi item per migliorare le capacità di combattimento delle nostre unità. E vabbè, le generali camp per reclutare i nostri soldati, le tende degli ausiliari, tipo i meriti. Ok, Praetorium, new content available. Ok, datemi solo un attimo, però che devo capire. Allora, Praetorium, gestiamo un po' le nostre truppe, va. Il nostro esercito, le skills che hanno i nostri. Vabbè, no, voglio solo vedere. Questo è il nostro esercito, quindi abbiamo Asernus, Corvinus e Nerva. Poi abbiamo i Princeps, un Princeps, due Astati, un portabandiera, un Triari e due Veneti. Ok. Abbiamo svariate. Allora, ne potremmo comprarci un bel po' di armi, però costano molto. Attendiamo, Legionary Camp. Allora, noi abbiamo due veneti, il che non è male. Io direi di comprarci niente, perché non ci abbiamo onore, quindi se mi comprassi questo non posso. Allora facciamo così. Vado sul mercato e voglio comprarmi un gladio. Una lancia, perché mo che vado qua, come faccio adesso a dare? Quindi mo se vado su Legendary Camp, posso comprarmi i veneti che compro e voglio dare a Nerva una lancia, mentre a Corvino, fratello Corvino, la spada. Ult progression, non abbiamo niente. Ok, mappa dell'Ispania. Ok, dobbiamo attaccare questo. Dopo essere sopravvissuta alla battaglia al passo di Bicort, l'esercito romano è tornato nell'accampamento. Avendo paura di non tornare mai più a casa, Asernius sta scrivendo una lettera ai suoi cari. Ah no, vorrebbe, ma lui non riesce né a leggere, non sa né leggere né scrivere. Qualcuno di voi sa scrivere? Mi piacerebbe dire alcune parole alla mia famiglia. C'è un vicino che può leggere, sta cenere. Nerva sa scrivere. Tu non lo sai fare, biondino? Io so leggere più o meno, ma a scrivere non era.
Che strano tipo. Ho visto anche a te, scrive. Del Signore? Ah, non è una scrittura regolare. Sei una sorta di poeta? No? Va bene. Diciamo che mio padre ha imparato a leggere e scrivere. Vabbè, stanno insultando. Vabbè, scrivo una lettera per te, vabbè. Dici che sto bene, sto sicuro. Diciamo ma che mangio abbastanza. E che il mantello mi tiene. Mi scalda. Che tornerò presto. Con abbastanza argento per comprargli una barca a suo padre. E gli amo e che mi mancano. Serio, sono emozionato. Sono emozionato. Parlando delle memorie della sua famiglia, inizia a parlare della sua vita nel suo villaggio, pescando con suo padre e facendo questa lotta con i suoi fratelli. I tre soldati condividono la storia accanto al fuoco con una bella lamigiana di vino. Bene. Bene, Bragune. Abbiamo due passi, insomma. Abbiamo aumentato il morale del nostro esercito nel breve termine. Bene, questo serve. Serve il morale, una delle cose migliori. Ok, quindi possiamo andare? Voglio giocare? Niente. Mi sa che. Chi sono questi? Ora che i giovani stanno preparando per mangiare contro Termes, Termes, Brass si chiama. Novità arrivano dai vicini Ocimis. La città, un alleato di Roma, si è ribellata e si è unita alla causa celtica. La situazione non è ideale, ma abbiamo abbastanza uomini. Divideremo le nostre forze e distruggeremo tutte e due le ribellioni una volta per tutte. Si è chiamato, ufficiale Nerva, si prego. I miei legati mi hanno detto delle tue performance sul campo dell'ultima battaglia e quindi penso che lo metta a comando perché molti dei nostri superiori sono stati ammazzati a passo montano e quindi tu sei riuscito a gestire i compagni e a salvare il nostro fianco, un vero segno di un vero campione di Roma. Vabbè, sta in combattimento, mi chiamate lì. Che dice qua? In base agli eventi che sono avvenuti, mi segna la mia gratitudine, sarai colui che dovrà reprimere per i beni di Ocimis mentre io marcerò sul Terme. Signore, questa è la mia volontà e la volontà di Roma. Ora, scusate per andare. Vabbè. Lui dice, signore, ma ragazzo. E Nubile che dice, sì, risparmia la tua falsa modestia, Highborn significa uno che è nato da istoria, tutti quanti sanno chi è tuo padre. Sono contento di dire che ora tutti quanti sanno chi tu sia veramente. Vabbè, ora vai a visitare le tende dei regionali, vabbè, insomma. Nerve un po' troppo preoccupato. Ci sta. Lo sarei anche io. Andiamo all'accampamento. Legionary Camp. No, scusa. Market. No, però abbiamo troppe poche. No, meglio di no. Lasciamo perdere. Andiamo direttamente alla battaglia, facciamo questo e poi vi fermo. Battle preparation, ok. Quindi io direi di portarmi i triari con Corvinus.
Finlandia. Vediamo un po', mi sta piacendo questa tema, è fatta molto bene e poi è un inglese che si capisce, mi piace. Questa è una schermata dello sviluppo della posizione dei nostri uomini sul campo di battaglia. C'è un fiume. Ok. Allora, il nemico si trova oltre il fiume. Noi potremmo anche iniziare così in realtà. Abbiamo questi fiamboni che ci romperanno i coglioni. Il fiume è un grande problema. Se loro si muovono per primi, ok. Ok. Dobbiamo prima distruggere questi qua. Se gli ammazziamo i fremborieri, non sarebbe male. Ah, beh, giustamente c'è il terreno qua, lo voglio. Ah, fango. Rimani fermo. Ma tu, allora, sei qua. Facciamo così. Mettiti su questa. No, vai qua. Esatto. Con vino lo portiamo qua sotto qua. Gli astati qua. I veneti me li porto qui. I triani me li porto qua. Oh, questi qua avanzano. Sì, lo so, non rompermi i coglioni. Vai qua, ok. Qua possiamo attaccare già. Oh, i veneti. Vabbè, un pezzo di merda, signor Nervo, eh? Nella posizione, però sei un pezzo di merda, eh? Sono tutti morti, no? Questi poi li facciamo fuori subito. Ma tu invece torni indietro, tu attacchi questi. Tu mantieni la posizione. Questi tornano indietro. Vabbè, meglio. Mantieni la posizione. Princeps, scusa, scusa. Rimani fermo, tu rimani fermo, tu fermo, tu attacchi. Avamok. Siamo vittoriosi. Ok, abbiamo fatto il culo, senza perdere manco un soldato, senza manco essere feriti troppo. Perfetto, 40 supplies, ce ne prendiamo tutte quante. Ok, va bene. Vediamo un po'. Vediamo che succede.
Va bene ragazzi, ancora per me può finire qua il video, spero che il video vi sia piaciuto, questa è una demo, ho fatto vedere solo un po' di cose, secondo me ho fatto pure tanti minuti di registrazione. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e commentate, noi ci vediamo su un prossimo video, ciao ragazzi.